Oggi c'è un egoismo all'interno della società e un odio anche, questo odio sociale. Quando si prende di petto i vecchi deputati per condannarli politicamente, perché il problema del vitalizio è solo legato a questo, non alla retribuzione. Sarà una ragione, perché se si recuperano solo piccoli risparmi, vuol dire che c'è una ragione a monte. Delegittimare il vecchio Parlamento, delegittimare il nuovo attraverso la funzione nuova del parlamentare, molto più ridimensionata. Allora, non tener conto che tutto questo porta ad una depressione, e che noi invece abbiamo determinato negli anni una società fiorente, la quinta potenza del mondo, noi abbiamo avuto un'evoluzione, un progresso e uno sviluppo economico. Oggi patiamo per queste conseguenze negative della crisi economica mondiale, ma noi siamo stati un paese all'avanguardia. E allora, se un ragazzino che non ha l'esperienza necessaria, perché poi di questo dobbiamo parlare, non è un giudizio negativo della persona. Io quando mi sono laureato non è che ero in grado di fare l'avvocato, ho dovuto fare tanti anni e poi ho cominciato a imparare, come tutti, nella vita. E la politica è l'arte più difficile e ci vuole molto più tempo per capire. Ma se in maniera proditoria si va a dire all'opinione pubblica, finora non siete stati nessuno, finalmente diventate cittadini, e c'è un infantilismo che mi fa da un lato tenerezza e dall'altro così Giuseppe Gargani un po' paura.